lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su South Park. Scontri. Ora Classy ci deve dare le informazioni di cui abbiamo bisogno. Un supereroe sa come fare un interrogatorio. Raggiungi subito casa di Jimmy e scopri cosa sa. Passo. Ok, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su South Park. Scontri di Retty. Novellino, dove si va? Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio. Allora, vediamo se c'è un. Facciamo o no? Non possiamo andare qui, allora andiamo qua. Tieni. Ok. Dicevo ragazzi, siamo qui dove ci siamo fermati la scorsa volta, o meglio dopo aver salvato Classy, o comunque diciamo fatto anche il culetto ai mafiosi e battuto Randy ubriaco fradicio. Dobbiamo andare a casa di Jimmy per interrogare appunto Classy per scoprire chi, dove si nasconde il gatto. Qua intanto facciamo un bel selfie giusto per. Ed eccoci qui a casa di Jimmy. Oh, sei di nuovo tu? Come butta? Vedi di non scorreggiarmi in faccia. Ehi, Fastpass, c'è uno dei tuoi super compari. Ciao, Novellino. Il procione mi ha detto che volevi fare delle domande alla testimone. Vai pure. Fai pure, chiedele ciò che vuoi. Oh, che idea! Il trattamento del silenzio per far innervosire la testimone. So che vi serve il mio aiuto, ma io non apro bocca finché non prenderete la mia medicina. La tua medicina? Sì, senza la medicina non riesco a pensare bene. Dovete prendere la mia ricetta, ok? Finché non mi prenderete la ricetta, voi super stronzetti non dico un bel cazzo di niente. D'accordo, pare che avrai un nuovo incarico. Ma prima di tornare fuori, ti mostro una cosa che potrebbe aiutarti. In camera mia, presto! Va bene, è il momento di portare i tuoi superpoteri al livello successivo. Vai avanti e entra nel fibulatore del DNA. Ok. Va bene, resta immobile, ci penso io. Alta soglia del dolore, forza mutante, precisione disumana. Guarda il nuovo slot DNA Aero, ecco aperto. Le cose che metti qui avranno un impatto sulla tua efficacia in battaglia. Scegli quello che si adatta meglio ai tuoi poteri. Un potenziamento può ridurre la salute o viceversa, come gli steroidi che ti rimpiccioliscono le palle. Ora sai cos'è il vero potere? Una cazzo di figata! Dovrebbe bastare, capito? Ora vai a prendere, calci nel combo di cattivi! Wow! Grande Jim! Ok, prima di andare andiamo ad aiutare qui, Kyle. Micio! Qualcosa non va, piccolino? Coniglio! Cocococodè! Ah, qui non mi pare che sia qua, no? No, è quella dopo. Dove sono quegli stupidi gatti? Ti ringrazio, da questa parte. Andiamo. In cucina? È nel cortile.
Fate i bravi, bambini, ok? E ricordate, inclusione! Eccomi! Pensaci tu, per favore! Cugino Kyle è quel ragazzino cattivo che mi ha picchiato prima! Oh no, qualcuno lo fermi! Non temere, cugino Kyle! Ho questi nuovi super sensori, così sarà quasi impossibile per lui pestarti a sangue! Devo starne fuori! Ti prego, fallo andare via! Preparati alla tua fine, essere malvagio! Sconfiggi di nuovo l'Aquilon Man impostore! No, va bene. Grande mossa del procione in arrivo! Vai così! Mi sarei risparmiato questo dolore! Ora proverò qualcosa... No, mio caro! Sei fottuto! No, ma gli ovunque! Dov'è il bagno turco più vicino? Ok, ora basta! L'avete voluto voi! Adesso Aquilomen vi farà vedere la forza dei suoi poteri e degli antenati! Che la forza del vento possa far volare il mio Aquilon! Oh no, si è staccato! Il mio Aquilon è appena finito sull'albero, cugino Kyle! Allora arrenditi! Non ti preoccupare, cugino! Non avrò più il mio Aquilone, ma ho ancora la mia arma speciale! Zia Sheila! Questi mocciosi mi danno fastidio! Cosa? Chi ti dà fastidio? E voi chi siete? Ora chiamo le vostre madri! Sì, valli a prendere, zia Sheila! Configgi i Brofloschi! Brofloschi, ecco, quello è andato! Signora, non ho niente contro di lei, ma ti becchi questo! È mia mamma quella! Ok, ora fermatevi tutti! Stiamo esagerando! Questi bambini devono imparare le buone maniere! Vieni qui nel mio giardino e manchi di rispetto alla mia famiglia! Ma io ti distruggo, cazzo! Mamma, calmati! Ti prenderò a calci in culo fino in Canada! Meglio per te, novellino! Fallo di nuovo e vedrai. Benvenuti a Brociolandia. Fottuto dal lungo bastone della... Ora hai ragione. Mamma, stai bene? Entra e chiama la polizia! Facciamo arrestare questi bambini! No, mamma! Niente polizia! È solo mia la colpa! Cosa? È solo che... non sopporto che mio cugino mi copi sempre tutto! Aquilon Man protegge le persone, non diffonde l'ebraismo! E ora guarda i danni che avete fatto! Dovrei denunciare tutti alla polizia! E guarda il mio aquilone finito sull'albero! Mi dispiace! Farò qualsiasi cosa! D'ora in poi lascerei giocare con te tuo cugino! Sono stata chiara? Ok, zia Sheila dice che posso giocare anch'io. Va bene, a volte potrai giocare con noi. E vai! Ora tira subito giù quell'aquilone. Se non lo farai, non potrai più giocare. Su, prendiamo un po' di disinfettante. Il disinfettante si appiccica alle dita e mi fa venire l'eczema per la lidocaina. Come facciamo a far scendere l'aquilone? Thank you.
farcela con me. Ok, dai, abbiamo fatto tutto. Non va, piccolino? Coniglio. E adesso andiamo a prendere. A continuare la missione di classi. Dovremmo andare tipo qui dietro. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Le cose secondarie le faremo poi più avanti. Adesso volevo fare tutte le cose quest principali. Oh? Hai commesso un grande errore ad attaccarci. Oh cavolo, sono da solo. Benvenuti nella zona economy del Residence. Preparatevi a morire, carini. Tutto bene qui, perfetto. Questo è per tutte le donne costrette a portare le calze color carne. Hai attaccato briga con le puttane sbagliate! Pensi di essere forte, non è vero? È giunta l'ora di incontrare qualcuno. Saluta, Rebecca! Ora ti spezzo in due e ti infilo nel mio culo! Qualcuno sta per finire in un posto buio e puzzolente. Qui al Rising nessuno ci può rompere le palle addosso, ragazzi! Oh cazzo, oh cazzo! Cosa? Mille, non mi piace la mia foto della lezione di danza su Instagram, ma stanno scherzando! Ma che cazzo? Heather, perché hai scritto che esco con Eric Cartman? Non l'ho fatto! Stanno trollando anche me adesso! Che cazzo, ho appena perso tutti i miei follower! Mi serve un computer! Che cazzo, che cazzo! Ehi, novellino! Tranquillo, sto cancellando un sacco di amici da Instagram. Non torneranno per un bel po'. Fa' attenzione quando giochi ai supereroi. Puoi farti un sacco di nemici. Le ragazze per alcuni non possono essere supereroine. Tu che pensi? Che le ragazze siano brave giocatrici quanto i ragazzi? Vuoi restare nel mistero, eh? Va bene, ascolta, hai un problema, novellino. Quello che hai fatto ha attirato l'attenzione di alcune persone. Persone cattive. C'è un boss del crimine che si è interessato a South Park e che ora vuole diventare il nostro sindaco. Ma quello che è successo lo ha spaventato. Sto tracciando tutti su Instagram e Facebook e continuerò a confrontarli con Tumblr, tenendo d'occhio Twitter e LinkedIn. Se vuoi informazioni, sai che puoi contare su... Ragazza Squillo. Guardati le spalle, bello! Eccoci qua. Minorenne, nei pressi di una zona con sostanze controllate. Allontanati dalla porta o verrai eliminato. Peccato, novellino, ma i minorenni non possono entrare. Ma certo, tu non sei un minorenne qualsiasi. E che cosa c'è qui dentro? Ricetta gamberito formaggioso? Qua Jimbo Park. Qua. Troppo occupato a cucinare tutto un'altra volta, ok? Nuovi piatti speciali sul menù. È una specialità del City Walk. Quanto tempo? Ok, questo l'hanno trovato. E trova la roba invecchiata nella soffitto, ok. Ehi, novellino, sono io, Fastpass! Cassie si rifiuta ancora di parlare finché non le porti la sua ricetta!
Abbinamento trovato. Micio, micio. Oh, eccoti, bambinetto, bambinetto. Pronti? Ma perché lo fanno? Oh, allora, davvero bene. Beh, già che sei qui, almeno facciamo un selfie. Olè, Simon. Fico. Oggetto chiave, come roba ti ho insegnato io, Novellino. Allora, adesso cosa devo fare? Produci, ok. Dai, non fare il timido. Mangiamo il gamberito formaggioso. Corretto, spazio, pausa. Ok, abbiamo spento i sistemi di sicurezza. Entriamo. Ah, Novellino, vedo che sei qui per aiutarci a far collaborare classi. Dopo di te. Grazie. Dobbiamo prendere delle medicine per un'amica. No, amico, non mi faccio foto da sobrio, è la regola. Ok. La vostra amica cerca un'esperienza mentale o un benessere fisico? Non saprei. Vi chiamo subito il nostro esperto trombarista. Trombarista. Ciao, vuoi strafarti? Oh, ciao, Eric. Oh, asciughino, non eri in clinica? Sì, ma ora sono tornato a South Park. Sono pulito da quasi un anno. Pulito, niente droghe. E ti dirò di più, non mi mancano. E lavori in un negozio d'erba? Cannabis, Eric. Eh sì, figo. Ora il mio sballo è aiutare la gente a curare l'insonnia, il mal di schiena, l'emicrania, lo stress, naturalmente. Nell'antichità i cinesi davano la cannabis ai bambini quando mettevano i denti. Sono incline alle dipendenze, sto alla larga dalla roba. Sono sposato, abbiamo un figlio, quindi sarà meglio rigare dritto, mi spiego. E hai un figlio, certo. Ne ho sempre avuto uno, ma ero troppo fatto per capirlo. Ora mi tengo stretto il mio lavoro e pago l'affitto. Intanto faccio del bene dando una mano alla gente a trovare i rimedi naturali per combattere lo stress della vita moderna. Il lavoro, le tasse, il traffico e una moglie che mi sta sempre addosso con l'appartamento. Asciughino, c'è una perdita, perché non la ripari? Non sono un idraulico, puttana, sono un cazzo di asciugamano. Dobbiamo prendere le medicine per un'amica, si chiama Classy. Ah, Classy, Classy con la Y che scende in basso, si fa leccare il clitoride dalla C. No, è Classy, con la I è un cazzillo dopo la C che si piega e forma la L. Oh, quella Classy, sì, ho le sue medicine. Per il mal di schiena usa la banana cash, con un po' di platinum OG per avere un miglior... Ma che cazzo ho messo la C, la scascia con lo G rilassante? Cazzo siete, ritardati? La gente che si vuole rilassare non vuole cillassarsi. Cazzo! Va tutto bene, asciughino, calmati. No, non va bene un cazzo. Porto avanti un'attività legale qui e mi fa male la schiena e non dormo e non ho mai fame. Questa città è così nella merda che compriamo la roba dai ragazzini delle medie, che chissà cosa cazzo ci mettono dentro. E poi arrivano due succhiacazzi che vengono nel mio negozio a dirmi che mi devo rilassare. Vaffanculo! Rilassati, sei un asciugamano. Dobbiamo combattere l'asciughino. Trombaristi, c'è da fare una consulenza a questi bambini. Oh.
posso sopportarlo tutto il giorno. Sono un asciugamano super asservente. L'asciugamano resiste ai nostri poteri. Il novellino è ignifugo. Oh, ah. Amico, non vado d'accordo con la vista del mio sangue. Accendilo. Vuoi vedere una cosa figa? Prendi una lacca per capelli e un accendino. Ragazzi, è bello girare con voi. Io ho 5 minuti per la pausa e tu invece ti riposi. Ah, questa è una strozzata! Che stiamo combattendo, ma ora sono super rilassato. E ora il mio attacco più potente! Ciao Eric, come butta? Sei fighissimo, vederti è sempre un trip. Ah, questo è per classi. Ci ho aggiunto un paio di caccole di fumo e un po' di grandelli purple shatter. Offre la casa, passa pure quando ti pare. Ottimo lavoro, novellino. Potresti portarlo a classi? Eccoci. Wow! Ah, ecco il novellino. Hai la ricetta di classi? Cazzo, sarà meglio che ce l'abbia, eh? Te la sei presa comoda, cazzo? Grazie. Ehi, ne avevo proprio bisogno. Se non prendo la medicina, mi si strafotta il cervello. Non so se capite, eh? Bene, bene, bene. Ma fottutamente belle. D'accordo, sentite, dovete andare subito da Usorit. Portano lì tutti i gatti, avete capito? Grande crocione, qui Fastpass ha l'informazione di Classi. Non male, novellino, cosa hai scoperto? È lo Usorit a nord della città. Classi dice che i gatti sono lì. Usorit, avrei dovuto saperlo. Bene, proteggete Classi, sarò da voi al più presto. Ricevuto, passo e... passo e... passo e... Sono Fastpass! Passo e chiudo! Guarda, guarda, il mio piccolo eroe! Molto bene, ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Devo fare un selfie col piccolo eroe. Aspettate. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.